La Repubblica riconosce il 10 febbraio giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Così recita la legge 92 del 30 marzo 2004, che istituisce appunto la giornata del ricordo, per evitare che tali atrocità cadano nell'oblio del tempo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando gli italiani, grazie anche alle truppe anglo-americane, furono finalmente liberati dall'occupazione nazista, a Trieste e in Istria, allora territorio italiano, iniziava ad delinearsi una delle più profonde tragedie umane. A causa delle persecuzioni dell'esercito comunista jugoslavo guidato dal maresciallo Tito, 350.000 italiani abitanti nell'Istria, a Fiume e nella Dalmazia, furono costretti ad abbandonare le proprie case, il proprio lavoro, i propri affetti, la propria vita, incalzati dalle bande armate jugoslave. Decine di migliaia di loro persero la vita nelle foibe o nei campi di concentramento titini. Oggi, 10 febbraio, ci stringiamo attorno alle famiglie di coloro che persero la vita, attorno alle famiglie di coloro che vissero questa immane tragedia. Il Comune di Fiume Veneto, con l'assessorato alla cultura, vuole celebrare questa giornata attraverso la presentazione di un libro, un'edizione speciale della rassegna Voce all'autore. Il libro dello scrittore Mauro Tonino, Italiani dimenticati. L'appuntamento è per il 5 marzo alle ore 17 presso l'Aula Magna del Comune di Fiume Veneto.